che cambia siamo noi. Siamo a Padova, siamo al Fenice Green Energy Park, gestito da Fondazione Fenice ed è un parco didattico delle energie rinnovabili. Oggi è una realtà che ha restituito alla città 50.000 metri quadrati di verde che prima non erano fruibili, 20.000 visitatori l'anno dal punto di vista di scuole, quasi altrettanto per le famiglie e circa 500 imprese che vengono qui per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere sui temi delle energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile, con il contributo di tutta la formazione che stiamo cercando di fare per creare cultura, creare sviluppo, creare economia sulla sostenibilità. Noi ci poniamo nel mezzo per fare da cerniera di trasmissione tra la grande azienda che ha l'innovazione e la piccola media impresa che spesso è impegnata a correre per sopravvivere ma non sempre ha la possibilità di innovare. Noi in questa fascia intermedia facciamo formazione, facciamo divulgazione, facciamo corsi che siano in grado di insegnare ad un'azienda nuove modalità operative o come applicare la tecnologia che in questo momento è disponibile, tecnologia all'avanguardia, affinché le aziende possano fare nuovo business. Nell'ultimo anno moltissime aziende sono venute da tutta Italia per seguire le attività di formazione che Fondazione Fenice fa. Le scuole arrivano da tutta Italia, arrivano qua per fare percorsi di alternanza scuola-lavoro, dove in una settimana facciamo un percorso di orientamento sui green jobs e i digital green jobs e in accordo con l'università diamo la possibilità agli studenti di andare a toccare con mano quelle che potrebbero essere le professioni del futuro. Le famiglie sono la grande gioia del Parco Fenice. Per i genitori e le famiglie anche i compleanni si possono fare qui, dove diamo i caminetti, il forno della pizza per passare delle belle serate o dei bei pomeriggi in allegria. La storia di Parco Fenice nasce intorno al 2000 da un'idea degli scout e del consorzio Zona Industriale, che è un ente pubblico che è il proprietario dei terreni e che è stato il soggetto che li ha messi a disposizione per la sua riqualificazione. Gli scout ci hanno messo le idee, la buona volontà e una parte dei soldi che sono serviti per far rinascere questa realtà. Fenice ha scelto come modello di sviluppo un modello di parco all'inglese, quindi un modello di parco sempre aperto, senza recinzioni. Parco Fenice si compone di un'area verde all'interno della quale abbiamo inserito alcune strutture. In primis il centro di formazione con le aule e gli uffici, l'ostello con i 30 posti dove le scolaresche possono fermarsi a dormire, lo chalet, quindi un'aula polifunzionale dove dai centri estivi alla parte formativa trova il suo spazio, e poi le aule tecnologiche della domotica e la casa in argilla dove è possibile vedere nuovi modelli costruttivi. L'aula del vento con la parte legata all'eolico e a tutta l'innovazione della robotica. L'aula delle api dove facciamo il biomonitoraggio ambientale della qualità dell'aria e tutta la parte degli impianti fotovoltaici, degli impianti tecnologici, dove è possibile vedere e toccare con mano come funzionano le tecnologie. Il tema importante sul fronte economico è che è un'attività che vive delle proprie attività, vive dei propri introiti. Oggi Fenice dà lavoro in maniera continuativa a una quindicina di persone fino ad arrivare a una sessantina di collaborazioni nei periodi di maggior intensità e inizia ad avere dei volumi di attività di assoluto rilievo. Da una situazione nella quale c'era un costo per la collettività, oggi abbiamo avviato un'attività economica che dà per valori molto superiori lavoro alle persone di questo territorio e ha restituito senza alcuna spesa 50.000 metri quadrati per la cittadinanza.
L'Italia che cambia è un sogno, ma è anche una realtà. Come lo è stato per Parco Fenice, dove da un problema è venuta fuori una cosa meravigliosa, ci sono altri 100.000 luoghi così sparsi nei nostri territori. Grazie a chi ci aiuta a scoprirli, grazie a chi fa rete, grazie a chi li tiene vivi, questa Italia che cambia può essere il nostro domani. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.